Eccoci qua, siamo questa sera al Pala Filarete per un nuovo progetto che abbiamo intenzione di iniziare, di portare avanti. Questa è una live di prova dove cercheremo di affrontare il tema riguardo il campionato dell'Olimpia Legnaia, riguardo la squadra dell'Olimpia Legnaia dell'Olimpia Legnaia del Serie C Gold. E stasera come primo ospite abbiamo qui Filippo Miniati. Ciao Filippo. Ciao Pietro, buonasera. E, allora Filippo, per una stagione abbastanza complicata che anche quest'anno per ottenere la salvezza l'Olimpia Legnaia dovrà affrontare i play-out. Cosa è andato, cosa non è andato in questa stagione, come è stato il percorso dei ragazzi e come secondo te affronteranno questi playout? È stata una bella stagione anche quest'anno, come l'anno scorso, comunque una formazione tutta giovane con ragazzi tutti di Legnaia, a parte tre senior, se possiamo chiamarli così, con Nardi confermatissimo. E come l'anno scorso abbiamo raggiunto l'obiettivo dei playout. Ora sabato abbiamo Empoli e cercheremo sicuramente di fare il meglio possibile per raggiungere anche quest'anno la salvezza. È una squadra sicuramente difficile da affrontare, come tutte le squadre quando si arriva alla fase conclusiva del campionato, play-out, play-off che siano. Quali sono i punti forti di questa squadra, quali sono i loro punti di forza, i loro magari i punti chiave che potete sfruttare per ottenere un maggior vantaggio? Squadra che ad inizio campionato nessuno avrebbe scommesso avrebbe fatto i playoff, i playout, scusate. E quindi è una squadra sicuramente esperta, perché giocatori come Baroncelli, Bencherini, Tellini sicuramente sono da prima fascia per la C Gold. E pericolo pubblico numero uno sarà sicuramente Baroncelli. E noi cercheremo sicuramente di limitarlo e limitare il suo raggio di tiro, e quindi dovremo partire assolutamente dal nostro atteggiamento difensivo fin dal primo quarto, dalla palla 2. Okay. Fortunatamente gara 1 giocherete in casa, giusto? Prima gara 1 in casa, speriamo un filarete pieno, pienissimo e bello giallo completamente. Ok, vediamo se abbiamo qualcuno collegato, qualche domanda che arriva. David Buccioni ci dice primo, e tanti che ci stanno guardando, tanti che stanno seguendo questa live. Filippo un po' imbarazzato, anch'io, perché è una cosa nuova, è un progetto nuovo. Qui abbiamo appunto l'evento, gara 1 che sarà sabato 28 aprile, 9 e un quarto come sempre, qui al Pala Filarete. E qui possiamo vedere due immagini, abbiamo Nardi contro, te lo riconosci, Bencherini e Zani contro Falchi. Falchi non gioca più a Empoli, gioca ancora a Empoli. Mi sono sbagliato come sempre, quindi comunque sarà anche Falchi, comunque un grande giocatore, molto quintetto di primo livello, quindi sarà comunque magari importante anche l'apporto dalla panchina dei nostri ragazzi per tutta, dare supporto. Tutta la squadra sarà importantissima, dal primo al dodicesimo, da chi giocherà a 35 a chi giocherà un minuto, ma gara 1 è come l'anno scorso, sarà uno spettacolo. Ok, e l'altra sfida playout, Synergy Don Bosco, una previsione, magari c'è una squadra che avreste preferito affrontare rispetto a Empoli, matchup favorevoli, matchup sfavorevoli? Ma di tutte e tre playout non volevo prendere nessuna, volevo salvarmi direttamente. Certo, quello sarebbe stato il sogno proibito di tutti. Abbiamo Empoli, ce la giochiamo in Empoli. E tra Synergy e Don Bosco non saprei che dire come favorita. Don Bosco ha preso anche l'interzona dell'Under 18 eccellenza, i ragazzi che fanno doppio campionato, quindi magari potrebbero essere leggermente più stanchi, però giocare comunque i playout con una formazione di primo livello, anche loro, Graziani, Creati, Orsini, Fantoni, saranno bellissime partite. Ok, grazie. Filippo, abbiamo qualche domanda. David Buccioni ci chiede se la squadra è in forma.
Speriamo assolutamente di sì. Direi assolutamente di sì, assolutamente di sì. Domani abbiamo l'ultimo allenamento, poi da sabato incomincia una bella battaglia. Ok, poi anche Michele Perguidi che ti dice: Pippo Meniati è un grande coach, bellissimo, e dà uno splendido telefono. Senti rispondere a Michele. Grazie, grazie Michele, io il cellulare non te lo presterò mai più, mai più in vita mia. Poi Stefano Trelossa è bellissimo, ho finito l'allenamento, giusto? Grazie Stefano! Sembrava giusto dire una cosa del genere. Direi che è tutto. Ci hanno seguito, penso, tanti. Abbiamo già 8 likes. Te, Filippo, sei in forma. Ci vede Riccardo Zanardo. Potrebbe andar meglio. Potrebbe andar meglio. Direi che per questa prima live, un po' abborracciata, è tutto. Allora io e Pippo vi ricordiamo l'evento sabato. Questo sabato 21:15 Pala Filarete. Pala Filarete, se venite anche prima ci sarà la partita degli Under 14 e poi degli Under 16 dopo, Galvanica Jokers contro Vela Basket. Però l'evento, il main event è alle 21:15 Legnaia Empoli, gara 1 dei playout. Tutti al Filarete, vi aspettiamo e vi salutiamo da me e da Pippo. Una buona serata, arrivederci.